Allora, caro Roberto, a te voglio chiederti una cosa, perché ieri il consigliere Privitera mi ha detto che siete andati al cimitero. Ecco, ma che siete andati a fare al cimitero che non sia, diciamo, già noto all'amministrazione di Frascati? Siamo andati su mio invito, ho invitato il consigliere Previterra, ma l'hanno detto anche a Peduto, è venuto anche Alessandra Dotto in un'altra circostanza, Peduto non è riuscito a venire, per risolvere il problema dell'emergenza delle salme che, come tu ben sai, hai ben Saranno anche visto, visionato. aumentate, Esatto, saranno anche siamo aumentate. già sulla ottantina e Esatto. purtroppo siamo destinati ad aumentare. Certo. Allora, io ho dato una soluzione. Di emergenza, ancora all'interno del cimitero attuale si possono costruire dai 100 ai 150 loculi, sopraelevando in alcuni punti. Ora, è chiaro che questa è una proposta che deve essere valutata dai tecnici, ma sono certo, di questo sono certissimo, che è possibile sopraelevarli. Quindi basterebbe questo per dare entro 3 mesi una risposta a quelle povere famiglie che hanno i loro cari all'interno di un deposito anziché dentro un normale loculo o Certo. dentro una tomba. Ora però io ti vorrei chiedere, proprio perché tu sei stato un assessore, quindi diciamo con parecchi Degli attuali personaggi, amministratori. degli attuali... No, no, io parlo dei tecnici che stanno in consiglio, in comune, avrai avuto dei rapporti, ma è possibile che di fronte a un'emergenza simile... A te viene in mente, a loro no. Parli dei tecnici comunali? È certo, cioè Allora, di coloro che avrebbero dovuto al parliamoci limite. chiari, i tecnici hanno tantissimi problemi, io non voglio giustificare nessuno e neanche voglio addossare la croce a nessuno. È ovvio che degli amministratori attenti, quelli che vivono la città, anche perché siamo a Frascati, non siamo a Roma che è una metropoli, Certo. basta solamente che ognuno, come facevamo in passato, si prenda il suo, diciamo così, raggio d'azione delle problematiche e le va a risolvere. Io ero uno di quelli con l'ambiente, poi avevo preso a cuore anche il cimitero, tant'è vero che dobbiamo dirlo, negli anni scorsi abbiamo edificato più di 300 loculi, la giunta Molinari ne aveva fatti altri 600, la giunta di Tommaso ne ha fatti soltanto 50 con l'assessore Paoletti, quando invece se ne possono edificare, ti ripeto, ulteriori più di 100 Cioè, ancora. tu mi dici che Molinari vince 650. Diciamo che Molinari aveva ereditato una situazione molto Situazione. più grave, Certo. c'erano centinaia e centinaia di salme. Dopo la giunta Molinari, la giunta Posa si è fatto carico di ultimare alcuni lavori in altre zone che erano rimaste da edificare, altri 300 loculi. Adesso dobbiamo ampliare il cimitero, ma è dal 2006 che c'è. Ero assessore io, stavamo già progettando quel benedetto cimitero. Anche poi su questo poi dovremo tornarci, se tu avrai la pazienza ci torneremo, perché io sono sempre stato per fare 1.000 loculi a terra, perché ogni 10 anni avremmo 1.000 loculi, altrimenti con l'idea che hanno loro di fare tombe e fornetti, la prossima volta fra 50 anni, 60 anni voglio vedere il cimitero dove lo andremo a fare, a Frosinone o a Grotte Portelle? Allora Questa è la mia io domanda. faccio l'avvocato del diavolo ancora una volta, ma non sarà che tirano ad arrivare, diciamo, in prossimità delle elezioni per spornare... Sì, sicuramente, questo è sempre stato lo stile dell'inaugurazione, Ecco, parliamoci. pensano che poi io sto zitto, voi Beh, state questo zitti. non lo so se tu starei No, zitto, io ma non io, sto zitto. ma sicuramente, ma spero pure che i cittadini poi, quando sarà il momento di dare il loro voto, si ricordino di quello che ha fatto anche Stefano Di Tommaso, che nonostante sia una brava persona, a me mi ha deluso sotto questo aspetto, perché quando eravamo in giunta insieme, correva, cioè, parafrasando, insomma, correvamo tutti, ci davamo da fare. In questo caso lo vedo molto fermo, molto, forse stanco. Io credo che il peso della responsabilità di essere sindaco a Frascati è troppa per lui. O quantomeno ha scelto male la squadra. Troppi tecnici e poche persone votate. Vabbè, staremo a vedere. Grazie.